Direttore, è avvenuto un episodio un po' spiacevole. Una signora di 72 anni è stata ricoverata al pronto soccorso, veniva da una clinica privata dove aveva ricevuto un intervento chirurgico, è stata qualche ora al pronto soccorso, è stata dimessa, pare, dicono i parenti, senza che i parenti stessi fossero informati, è stata riportata in clinica. Come spiega l'azienda sanitaria questa vicenda? Ma dunque, ho ricevuto questa lettera dei familiari ieri sera e l'ho letta con attenzione. Il medico ha due volte incontrato i familiari e una volta gli infermieri, quindi non è che c'è stata una totale assenza di comunicazione, però è innegabile l'errore di non avvertire che nel frattempo era stata riportata nella casa di cura dalla quale proveniva. In quel periodo, in quella fascia oraria, da mezzanotte alle 4, ci sono stati 18 ricoveri al pronto soccorso, dal pronto soccorso nei reparti ospedalieri del San Donato. Questo ci fa capire che spesso i nostri medici sono sotto tensione, sono impegnati. Mi pare che sia di 2 giorni fa l'episodio di una vita salvata e di un signore che ha pensato di prendere a testate il medico che evitava che Che gli ha se salvato la vita. ne andasse, che gli ha salvato la vita. Quindi, insomma, chiedo a tutti, chiedo ai medici e agli infermieri di essere più attenti alla comunicazione. Chiedo anche ai cittadini di mettersi un pochino anche ad aiutarci, insomma, a capire che il nostro è un mestiere difficile, che dobbiamo vincere questa battaglia, ma tutti insieme.